Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Ben ritrovati al TG Plus News di Treviso. Picchiata e violentata a giudizio il marito e i suoceri, il marito e i suoceri di una giovane donna, tutti di nazionalità macedone residenti nel Trevigiano, che sono stati rinviati a giudizio dalla magistratura per i reati di rapina, maltrattamenti e violenza sessuale collegati alla presunta violazione di tradizioni religiose musulmane. La donna, sposata con un matrimonio concordato, sarebbe stata oggetto dunque di maltrattamenti e violenze anche di fronte ai figli minori, con i quali attualmente vive in una struttura protetta dopo aver denunciato i soprusi a causa di comportamenti giudicati appunto dal cosiddetto clan contrari ai precetti in uso nella comunità religiosa d'origine. Il marito, peraltro, avrebbe anche sottratto alla consorte denaro da lei guadagnato lavorando in una residenza per anziani, unico luogo che le era oltretutto concesso frequentare. Il processo inizierà la prossima primavera. La Questura di Treviso e la Polizia Stradale, in base al piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento di Polizia di Stato, sono state rafforzate con l'arrivo di nuovi agenti. Provenienti infatti da vari istituti di istruzione della polizia, sono giunti 9 agenti in prova che al termine di un ulteriore periodo di formazione verranno assegnati agli uffici della questura, della sezione polizia stradale capoluogo e della sottosezione autostradale di Treviso Nord per svolgere i delicati compiti istituzionali, primo fra tutti quello del controllo del territorio, ma con un focus particolare sulla sicurezza stradale. A questo proposito vi rimando al nostro articolo dedicato, dove ci sono anche le dichiarazioni del sindaco Mario Conte che annuncia più sicurezza in città e sulle strade. Sono stati diffusi oggi, in occasione del 249esimo anno della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, alcuni importanti dati sugli interventi effettuati in Veneto in tutto il 2022 e nei primi 5 mesi del 2023. Segnatamente, in questi 17 mesi la Guardia di Finanza regionale ha eseguito oltre 60.000 interventi ispettivi e sviluppato circa 5.000 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno, per così dire, a tutto campo, a tutela naturalmente di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire in primis la corretta destinazione delle risorse del PNRR. La musica di Angela Onlus promuove per dopodomani, sabato 24 giugno, al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, un concerto con finalità benefica, Angels for Angela, con la straordinaria partecipazione del grande coro Angel City di Los Angeles, California. Si tratta della primissima tappa in Italia del tour di Angel City nel bel paese. A questo proposito vi rimando al nostro articolo dedicato sulla serata di dopodomani al Teatro Comunale di Treviso, articolo che potete leggere cliccando sul link in descrizione della news. News che costituisce l'ultima per quanto riguarda questo notiziario, ma io vi ricordo come sempre potete ricevere ogni giorno gratis nel vostro smartphone tutti i nostri notiziari, le nostre interviste esclusive, i nostri speciali a tema, i nostri articoli di approfondimento o soltanto quelli che selezionate voi mediante la app TG+.